la nostra amica di viaggio, la nostra mamma di viaggio, Madre Maria Gargani, oggi ci mette davanti queste sue parole. O Vergine Santa, ho bisogno che tu intervenga ed ottenga un po' di balsamo e di luce al mio spirito torturato e tenebroso. Il mio spirito torturato e tenebroso. La vita di una qualsiasi persona, la vita di un santo, come la vita di una beata, come Madre Maria Gargani, non può essere costellata solo di gioie, di successi, no? Ma il più delle volte proprio chi vive l'intimità con il Signore, chi vive seriamente il Vangelo, come lo ha vissuto Madre Maria Gargani, il più delle volte il suo spirito è torturato, è tenebroso. Pensiamo a numerosissime lettere dell'epistolario di Padre Pio, da cui emerge il tormento, la sofferenza interiore. Pensiamo, per esempio, al diario spirituale scoperto dopo la morte di Madre Teresa di Calcutta. Pensate anche alla testimonianza, a ciò che sappiamo delle difficoltà, delle sofferenze interiore di Sor Lucia di Fatima. Ma potremmo dire tante e tante altre testimonianze, potremmo citare numerosissime persone, sia candidate alla santità, diciamo, canonizzata, canonica, ma anche quelli, i santi della porta accanto. Lo spirito torturato, tenebroso, è il segno della presenza di Dio. Lo spirito torturato, tenebroso, è il segno di un cammino che si fa verso Dio, che si va e si compie ogni giorno verso la croce e quindi verso la risurrezione. E Maria Gargani ci insegna come in questo tempo noi non possiamo restare soli, ma dobbiamo chiedere l'aiuto di chi? Della mamma. Sprofondiamoci nell'abisso del nostro nulla, scrive ancora Maria Gargani, e ringraziamo il Celeste Padre per il disegno fatto su di noi. Coraggio e non ci sgomentiamo. Tutto riesce facile quando c'è l'amore che ci unisce a Gesù. Ecco le parole di incoraggiamento e di conclusione della Beata Madre Maria Gargani. Noi ci vediamo domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!